preoccupare. Ho letto tutto, sì, quello che mi hai mandato. Tranquillo, non è una cosa difficile, andrà bene. Sì, ti devo lasciare. Sto arrivando, sì. Ci sentiamo, ciao. Questa piazza è un luogo emblematico, è dominata dalla torre dell'orologio, che rappresenta tutti i segni zodiacali. Allora, questa è Piazza delle Erbe. Ma era della frutta? Erbe, frutta, faccio sempre casino. Scusi, erbe o frutta? Una moneta ce l'hai? Lancia una moneta. Testa erbe, croce frutta. L'erbe. Lo sapevo. Sopra le vostre teste potete ammirare l'affresco del Santo Giacomo Cristoforo. Ma chi fu l'artista? Mantegna, pittore e scultore. In che periodo? Beh, considerando la struttura e la prospettiva, direi sicuramente tra l'11 e il 14 secolo. Perché? Curiosità. Ed eccoci finalmente arrivati in Prato della Valle. Guarda che recano. Questa, lo sai un po', è la piazza più grande di Roma. Non si chiama giardino, sa? Questa invece è l'isola Nemmia. Magnifico. Bene, andiamo. E qui ci troviamo di fronte a uno dei luoghi più affascinanti, costosi e caratteristici di Padova. Zara! Oh. Bene, pausa di 5 minuti. Voi entrate e spendete, io rimango qui perché sono al verde. È un paretto. Tranquilli, è tutto vegano. Io ci tengo a queste cose. Prendine un po'. No, a mí no, gracias. Pero sí tengo una pregunta que hacerte. He estado leyendo en internet sobre la iglesia y el tema de la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que sabes sobre el tema. Y no sé cómo los materiales que han utilizado, el tiempo que se ha requerido para poder reconstruirla de nuevo. Perché vedi, la scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha. Immagino che sappiate perché siamo qui. Conoscete tutti Galileo Galilei? Rosso? Bellissimo. È il più famoso pittore cubista. E questa è la strada più trafficata di Padova. Bello, affascinante. A me piace molto. Beh, che ne pensate? Dai, lo santo. Che santo? Lo santo, solo lo santo. Il santo solo. Beh, non importa. Comunque, qui dietro l'angolo abbiamo uno dei miei posti preferiti. Alle mie spalle potete ammirare un murale che raffigura la leggenda, il genio di Barack Obama, recentemente scomparso. Vi prego di unirvi a me in un minuto di silenzio. Pronto? Sì, ciao. Sì, è andata bene. Si sono divertiti tutti.